Amedeo, ancora buon anno. Tra poco la seconda parte del nostro splendido documentario di quest'oggi, ma continuiamo il nostro viaggio nelle tradizioni per propiziare l'anno nuovo. Stiamo parlando un po' di quello che succedeva in passato, di quello che si fa ancora oggi, e in questa seconda parte insieme a Pino Iannelli, al nostro esperto di tradizioni popolari, vogliamo occuparci del cibo, il cibo che si mangia a Capodanno e soprattutto il primo di gennaio oggi, perché il cibo ha un significato. Pino, intanto veniamo al piatto per eccellenza, il cotechino con le lenticchie. Oggi praticamente si mangiano quasi tutti i cibi grassi, cioè oggi bisogna mangiare i cibi grassi. Grasso significa abbondanza, opulenza, cioè allontana lo spettro della povertà. Ecco, per questo è così grasso. Appunto, ovviamente poi oggi ci sono tanti metodi diversi per cucinarlo, forse uno un po' si salva dal colesterolo, però certo il cotechino con le lenticchie è un piatto non manca poco, mai, non manca mai. Ecco, quindi il cotechino perché appunto è un piatto grasso, e le lenticchie perché portano fortuna, rappresentano, portano soldi. Mangiare lenticchie oggi ci porterà soldi per tutto l'anno. Perché assomigliano alle monetine, sono tonde. Assomigliano alle monetine, sì. E il simile chiama il simile, questo esatto, è il concetto. Per analogia, quindi si mangiano tutte cose comunque piccole, cioè tutti i legumi che sono tanti, cioè l'abbondanza, no? In Abruzzo, mi dicevi? In Abruzzo c'è l'usanza oggi di mangiare 7 minestre diverse, cioè fatte sempre con legumi, e 7 minestre diverse. Si mangiano appunto per lo stesso motivo, perché sempre per lo stesso motivo. I legumi hanno comunque questa forma sferica, sono numerosi, richiamano l'abbondanza. Sì, assolutamente. E anche i frutti, tutti i frutti che ci sono, i chicchi che sono abbondanti, tipo l'uva. Ecco, qui abbiamo un bellissimo cesso che sembra un cesso di Caravaggio, quanto è bello. Il melograno dentro si spacca, è pieno di questi chicchi rossi poi, meravigliosi. Esatto, no? Poi il rosso, ecco che ancora viene fuori, il rosso ce ne sono tanti, eccetera. C'è l'usanza oggi di mangiare 12 chicchi d'uva all'intocco delle campane, chi l'ha già fatto perché ormai mezzanotte è passata, certo. si mangiano 12 chicchi d'uva a mezzanotte. Quindi tutti i frutti a grappoli, frutti che hanno i chicchi, portano bene. Ma oggi, anche tutti i frutti che hanno il guscio, tipo le noci, le castagne, le nocciole, le mandorle, perché il guscio comunque protegge il frutto che sta all'interno. Quindi se noi mangiamo un frutto che ci protegge anche a noi, no? Funziona così per analogia. E poi brindisi a non finire, Pino, si fanno, no? Brindisi, ma l'importante del brindisi qual è? È il botto. Il botto da fare con la bottiglia quando si stappa. Sì, si spara, a Capodanno si spara, di notte sparano. E anche lo spumante, no? Lo spumante fa il botto. Il botto scaccia gli spiriti maligni. Quindi è importante il botto dello spumante. Come anche la scopa. Si passa la scopa nuova dentro casa per scacciare tutte le malignità. Sì, oggi si pulisce casa con una scopa nuova per pulire tutte le negatività. Grazie Pino, io ti auguro davvero un buonissimo 2010, lo auguro buon anno a te a tutti. E a tutto il nostro pubblico, ai ragazzi che sono stati con noi questo pomeriggio. E adesso la seconda parte dello splendido documentario che stiamo vedendo sul coguaro, il puma.